Io credo che rispondendo un po' anche al mismo titolo di questo sinodo, sono due gli ambiti dove dovremmo e spero che salgano indicazioni molto importanti, anzitutto il tema della terra. Sappiamo bene che il problema dell'Amazzonia è gravissimo, abbiamo sperimentato in Bolivia un gravissimo problema, 4.200.000 ettari di terreno di foresta incendiati in un mese e mezzo e vediamo che questo non è fortuito, ma ci sono sotto interessi tanto dal punto di vista politico ed economico. Ecco perché l'aspettativa che con questo sinodo si prenda coscienza e si prendano anche le misure necessarie per rompere con questa logica estrattivista, con la logica di sfruttare l'Amazzonia senza il minimo rispetto per questo tono, che è un bene di tutta l'umanità e non solo dell'America Latina. E in quanto a Chiesa, la nostra presenza lì, una presenza che porti la gioia del Vangelo, ma che sia anche una presenza che denuncia, una presenza che fa presente questo grave peccato e allo stesso tempo una presenza impegnata soprattutto con la gente che lì vive, con i popoli dell'Amazzonia, con i gruppi dell'Amazzonia. In generale sono gruppi molto piccoli ed è per quello che con facilità se lo sfrutta senza rispetto, senza niente. Per questo vorremmo noi essere presenti e appoggiare a queste persone. Nell'incontro che abbiamo avuto in Bolivia con loro, rappresentanti dei diversi gruppi, una parola era comune, che la Chiesa ci aiuti. Ecco, e noi vogliamo proprio che loro si rispetti nei loro diritti, il diritto del territorio, il diritto a poter vivere come hanno vissuto per tanti anni in questa terra. Questo sarebbe un po' l'aspettativa da parte mia.